Bene, buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente Utopian, e stasera abbiamo il piacere di avere con noi Marco Bentivoglie. Marco, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Marco, come conosciamo tutti, è stato segretario generale appunto del mondo sindacale metalmeccanici, in particolare della FIM CISL, ma oggi è coordinatore nazionale di base Italia. Quindi, insomma, ha un po' lasciato il percorso sindacale che ha portato avanti per anni, e peraltro un percorso in cui Marco si è trovato su tavoli di trattative anche molto difficili, vertenze dure come Lucchini, Ilva, Whirlpool, Indesit, Alcoa e così via. Un percorso che però, insomma, poi ha portato non soltanto a vittorie, diciamo, del sindacato e dei lavoratori, ma poi anche a una elaborazione, diciamo, teorica, di quello che deve essere il ruolo del sindacato, di quello che deve essere il ruolo, del lavoratore, il ruolo dell'imprenditore, dell'industria, della fabbrica, in una serie di libri. E tu abbia scritto 5 libri, Marco, io almeno ne ho letti 5, però l'ultimo è Indipendenti, diciamo una sorta di guida ragionata allo smart working, e poi insomma, ci arriveremo. Però Marco, vorrei chiederti anzitutto cosa ti ha spinto a appunto chiudere quel percorso, comunque un percorso di successo, per affrontare poi nuove sfide. Ma allora, tutti ricollegano anche a vicende di conflitto interno con la Confederazione, cose di questo tipo. In realtà io avevo già programmato di fare quello che gli indicatori demografici ci segnalano. Se prendiamo l'inizio del Novecento e oggi, le persone che arrivano oltre gli 80 anni sono più che decuplicate. E questo significa che abbiamo un nastro di vita lavorativa molto più lungo. Noi avevamo all'inizio del Novecento persone che arrivavano a 24-35 anni di vita media, oggi arriviamo a oltre 84. Questo significa che dovremmo imparare un po' tutti, non voglio fare il vecchio saggio asceta che adesso spiega queste cose, ma perché è sempre, per quelli almeno come me, c'è una necessità di trovare sempre il carburante giusto per andare avanti nelle cose e dare il meglio di sé. E questo avviene se hai la capacità di metterti in discussione. Ecco, fare in una vita che è così lunga come quella attuale una sola cosa nella vita. Qualcuno dice avere una vita sola in una vita è troppo poco, bisogna averne almeno due, anche perché se no la seconda parte della vita la fai per difendere il tuo posto nella prima vita. Questo è quello che accade in politica, nel sindacato, nelle imprese. Per questo il paese, nei giornali, guardate gli ottuagenari di cui sono piene le redazioni dei giornali, ottantenni che dettano la linea ai giornali più importanti d'Italia. Una cosa vergognosa. Cioè, a un quarantenne lo si considera un bambino. Io ho 50 anni suonati e sono considerato un giovane. Questo significa che c'è una parte molto più vecchia di noi che si considera eterna e che non è stata educata. Il profeta Coelho diceva: c'è un tempo per ogni cosa, no? Questi l'hanno bypassato completamente. Loro il testimone non lo lasceranno mai a nessuno, e questo è uno dei cattivi funzionamenti del nostro paese, ma non solo del nostro. E perché la genitorialità purtroppo vive di questa incapacità di comprendere la propria parzialità, no? Noi non siamo tutto, siamo un pezzo, e no? Dobbiamo far bene quel pezzo, non dobbiamo fare tutto. Marco, tu sei stato un grande esponente del mondo sindacale, però l'hai interpretato in modo, se vogliamo, diverso da certe figure classiche, no? Pensiamo ai segretari, appunto, della CISL e così via. Tu hai sempre guardato, l'hai poi dichiarato anche nei tuoi libri, molto al tema dell'innovazione nel mondo del lavoro, ma in particolare quell'innovazione che avviene in fabbrica. E hai anche diverse volte, anche in Fabbrica Futuro e così via, detto che
In realtà non dobbiamo temere, o quantomeno questa è stata un po' la mia comprensione, diciamo, dei tuoi libri. Non dobbiamo temere tanto, ecco, che ci siano innovazioni disruptive, perché anche negli ultimi decenni la fabbrica in Italia ha vissuto periodi di forte impatto tecnologico. Pensiamo all'ingresso dei robot in fabbrica dagli anni 70-80, quindi qualcosa che ormai è un percorso che ormai è consolidato. E hai sempre anche un po' invitato a cogliere l'occasione che l'innovazione offre. Ma secondo te siamo pronti a farlo come mondo lavorativo, come imprese, come lavoratori? La risposta è semplice, no, però è troppo semplice. Diciamo che il mondo è variegato. Da questo punto di vista, io mi sto occupando di, tra le tante buone, spero buone battaglie, come diceva San Paolo di Tarso, tra queste c'è quella sulla prospettiva di innovazione tecnologica del nostro paese. L'innovazione di per sé, diciamo, la tecnologia di per sé non è oggettiva, non è male o bene. McLuhan diceva una cosa molto, molto efficace, diceva: il device, il dispositivo tecnologico di per sé è freddo, è la mano dell'uomo che lo riscalda. Vuole dire, è la mano dell'uomo, della donna, insomma, che gli dà finalità, gli dà senso, gli dà significato. E per cui l'idea tecnofoba di mettersi da un'altra parte, quasi con un nuovo luddismo digitale, che cerca di frenare questa grande trasformazione, che in realtà è una vera e propria rivoluzione che il digitale comporta dal punto di vista antropologico, culturale, sociale, economico, industriale, politico, non è colta con la consapevolezza adeguata. Io, appunto, il libro che citavi, quello prima ancora di Fabbrica Futura, che si chiama Controordine Compagni, mi metto lì a scrivere le 10 tecnologie una per uno con lo sforzo di tradurle in Citavi parole anche la blockchain, ricordo, no? semplici. Esatto, la blockchain, spiegare, su questo il nostro comune amico Massimo Di Massimo Chiriati, Pigliatti, che è certo, stato che ringrazio peraltro una perché ci ha anche permesso esatto. insomma, di fare Che ci ha questo. messo Sì, in comunicazione. Infatti, ecco, Massimo è stato di quelle persone significative che ha un sapere al di sopra della media che mette a disposizione, cioè capisce quanto il sapere è un bene pubblico, ma anche quanto il digitale, come la blockchain, può essere un'infrastruttura, bene pubblico digitale appunto per le persone. E questo aiuta ad aumentare la consapevolezza diffusa su quello che ci sta accadendo oggi, non domani. Cioè, oggi la nostra vita, quando io dico il lavoro è fatto dell'ibridazione uomo-macchina, tutti dicono oddio, l'ibridazione. In realtà ormai il prolungamento della nostra mano è lo smartphone, che è un'interfaccia col mondo ormai, non è un semplice oggetto tecnologico. Allora, su questo bisogna seminare della grande consapevolezza, ma soprattutto bisogna spostare la prospettiva della persona. Lo spostamento fondamentale è non il ritiro sull'Aventino, ma il protagonismo. E proprio per questo è importante conoscere le basi delle cose di cui stiamo discutendo, sapere che le blockchain non sono solo criptovalute, ma sono qualcosa di più interessante, tra l'altro, ma non che le criptovalute non lo siano, ma che hanno applicazioni assolutamente interessanti, e rendere disponibili anche a chi si occupa di sistemare il mondo le tecnologie migliori. Ecco, questo è un grande lavoro che con Massimo Chiriatti appunto condivido, e cioè di utilizzare la tecnologia come alleato. E questo può essere assolutamente praticabile, perché voi pensate alla profilazione dei dati. La profilazione dei dati, quella che avviene appena ci colleghiamo con il telefono, con un social network, con WhatsApp, può essere utilizzato per far soldi, può essere utilizzato però differentemente per scopi benefici. Negli Stati Uniti nella diagnostica clinica medica è migliorata grazie alla profilazione dati intelligente. In Cina è utilizzata per i social credit, per il controllo politico, con questo punteggio, che è una cosa
assolutamente assurda che si danno ai cittadini rispetto alla loro fedeltà al governo, e per cui utilizzano il gaming sostanzialmente per controllare politicamente e socialmente i cittadini che credono di giocare, di guadagnare punti. Ci sono addirittura i consulenti per far guadagnare punti e contemporaneamente si fanno fregare dentro questa logica che è assolutamente invasiva della libertà e limitativa della libertà personale. Per cui tutto dipende da ciò che noi abbiamo in testa e di quanto soprattutto ci spostiamo. Il presidente dell'associazione di cui mi occupo, che si chiama Base Italia, è Luciano Floridi, che dice il digitale ci sposta. Ecco, dipende se questo spostamento ci porta a una consapevolezza, alla volontà di dominare le tecnologie e il digitale, oppure al fatto di esserne sostanzialmente preda, vittime. Soggetto di controllo. Sì. Questo dipende da noi. Marco, quindi il tema delle competenze. Io tornerei un attimo a Fabbrica Futuro perché è un testo che mi ha colpito tantissimo. Tu lì esaminavi un caso specifico, quello di Fiat FCA e in particolare di alcuni impianti, di alcuni stabilimenti, tra cui Melfi e Pomigliano. E facevi anche il confronto poi tra la storia di questi stabilimenti e quello storico di Mirafiori. Ma a me quello che ha colpito davvero di quel libro, tra le altre cose, è appunto il fatto che tu agganciavi un po' il successo, ad esempio, di un'eccellenza come Melfi alla competenza dell'intera forza lavoro, quindi dall'operaio alla, insomma, di montaggio, anche per quanto non sia neanche più una catena di montaggio, ma insomma da chi materialmente opera e assembla i pezzi al dirigente dello stabilimento stesso. Quindi tutti parte di un unico organismo e soprattutto tutti consapevoli di cosa stanno facendo. Sulle competenze, ritieni che stiamo facendo abbastanza oggi come paese, appunto competenze da immettere sul mercato del lavoro, competenze per mantenere i lavoratori sul mercato del lavoro. Credi che insomma ci sia uno sforzo o possiamo fare meglio da questo punto di vista? Sei ottimista. Nella classifica DESI, appunto sulle competenze digitali, ce la giochiamo tra gli ultimi e i penultimi. Questo significa che il nostro paese sulle competenze digitali non ha fatto pressoché nulla. Io, tra l'altro, sono un sostenitore della necessità di costruire percorsi adattivi, cioè di formazione adattiva per la terza età di competenze digitali. Questa storia che la moneta elettronica gli anziani non la vogliono utilizzare ha stufato, perché un paese che non è capace a costruire dei corsi per utilizzare il bancomat, lo SPID, i social network, eccetera, per gli anziani. Voi provate nella vostra città a cercare su Google un corso. I corsi di informatica sono la cosa più orribile che esiste nelle città. Vai a chiedere come funziona il bancomat o come funziona l'accesso allo SPID o come si fa a configurare la posta elettronica, ti spiegano l'origine della macchina di Turing. Le periferiche sono queste, il mainframe è questo, il COBOL, non Esatto, il PLUS, ma questo è il COBOL, molto se più sei italiano. fortunato il Turbo Pascal. Ecco, sono cose che se a un settantenne gli devi spiegare, guarda, per essere cittadino, senza muoverti da casa, avere i servizi online, fare le cose, non farti fregare e scippare quando esci dalla posta, servono queste 3-4 cose. Io dico sempre, perché i sindacati dei pensionati non offrono questo ai loro iscritti? Sarebbe la cosa più importante, invece, insomma, facciamo ancora cose di 2 secoli fa. Per cui noi siamo molto indietro, anche perché la formazione che si fa in Italia è molto fordista, non è adattiva alla persona, bisogna adattarsi alla persona. Se io faccio una cosa che in aula non funziona per quella persona e la faccio in aula, vuol dire che la faccio per me, non la faccio per lui. Se io faccio una cosa in e-learning, sono uno che non sa accendere un computer, la faccio per me, non la faccio per lui. Ecco, la formazione deve passare dall'essere il festival dei formatori all'occasione di crescita per le persone.
Questa è una cosa che so che si incazza mezza Italia quando la dico, però io mi sono stufato di dover sentire, cioè 30 anni fa dicevano gli anziani non sanno usare la moneta elettronica, ma la generazione che sta andando in pensione adesso è esatto, sono la generazione dei millennials tra un po'. Ecco, i millennials, la generazione Z, eccetera, eccetera, tra un po' come facciamo a dire, cioè, tra un po' andrà in pensione quelli che giocavano con l'Atari in television, cosa c'era allora, Atari in television, poi lo Commodore, così via, 64, il B20, eccetera, eccetera. Questi qua possiamo ancora dire c'è un problema di gap di competenze digitali? Beh, dopo un po' basta, significa che il percorso di formazione L al cubo, cioè lifelong learning, non c'è in Italia, e questo è il problema, sia per queste cose, sia per quello che riguarda il lavoro, perché qual è il problema del nostro sistema di istruzione? Qualcuno dice troppi ai licei e pochi ai tecnici, non solo, il 53% degli studenti va ai licei, artistico, classico, scientifico, eccetera. In Germania è il 32, ma non è quello il problema. Il problema è che quando si inizia il percorso umanistico, quello tecnico, quello STEM, tecnico-scientifico, si vede col binocolo. Quando si inizia il percorso tecnico-scientifico, quello classico, umanistico, scientifico, artistico, si vede con un altro binocolo. Quello che è forte, io lo scrivo in controordine ai compagni, è di smetterla con lo scontro tra hard e soft skill, perché il futuro sarà di persone fortissime di base sulle materie umanistiche che poi si dedicano alle materie STEM. E non bisogna mai smettere. Io che alle superiori ho fatto informatica, sono grato ad avere di avere una professoressa di italiano e lettere che ci faceva fuori programma storia dell'arte e filosofia. E questo è stato un punto di forza. Ecco, quando ci si occupa di informatica, la filosofia è fondamentale, l'arte, il bello è assolutamente fondamentale, non bisogna mai separare troppo. Molto più del COBOL sicuramente. È che il COBOL, non scherziamo, ma veramente ti fai dei corsi delle regioni e trovi il vecchio formatore della regione pagato sul COBOL che ti spiega il COBOL, poi ti fa vedere la periferica con l'hard disk, quello che è un armadio, quelle cose. Cioè, e capisci che quelle cose sono fatte per chi per il docente, non per chi sta lì a ascoltare, no? Marco, ma se dovessimo oggi, ecco, anche all'uscita dalla pandemia, riqualificare persone che magari hanno perso il posto o che magari lavoravano in un settore che non, per qualche motivo non si riprenderà, o comunque anche pandemia a parte, per il progresso tecnologico, per vari motivi, insomma, non si riprende. Ecco, quale può essere la ricetta? Nel senso, siamo in grado di farlo, siamo in grado di riqualificare chiunque, di fare dei percorsi di transizione, oppure dobbiamo invece immaginare per determinate fasce dei percorsi in uscita, dei scivoli, diciamo, verso il futuro? No, io mi sembra che il secondo percorso sia ampiamente percorso dagli ultimi governi, cioè quello di sussidiare l'esclusione sociale. L'esclusione sociale va battuta, non va sussidiata. E per questo io credo che al lavoro bisogna costruire percorsi di reskilling per le persone fino alla fine. E questo non è le persone che si devono adattare a un sistema che non funziona. Il sistema che non funziona a partire dalle politiche attive. Noi abbiamo come presidente dell'ANPAL un signore che sta nel Mississippi e che ci ha rifilato la sola di un'app che non funziona, come se fosse la panacea di tutti i problemi, come se l'incontro della domanda offerta tecnologica risolvesse il problema della disoccupazione. A parte che fatta da un algoritmo sbagliato non risolve neanche il match digitale, ma il lavoro non si crea con le app, il lavoro si crea con gli investimenti, si crea con le scommesse pubbliche e private insieme, non solo pubbliche, non solo private insieme, sul fatto che si costruisce un paese in grado di essere un habitat favorevole all'innovazione. Non è la tecnologia che cancella i posti di lavoro, ma è l'assenza di tecnologia che cancella i posti di lavoro. Per questo noi dobbiamo far sentire alle persone che il progresso è qualcosa che li coinvolgerà, di cui faranno parte, che loro avranno, grazie alla formazione, al diritto soggettivo alla formazione, la possibilità di partecipare al cambiamento. Ecco, io credo che questo sia il tema più importante, più
non solo politico, ma culturale, industriale, economico, su cui tutti dovremmo cercare di spingere. Marco, tornando invece al tema dello smart working, perché appunto è il tema centrale del tuo ultimo libro, quindi Indipendenti. Tu anzitutto distingui tra smart working, lavoro da remoto, cioè da casa, e addirittura poi ti poni il problema di come invece far diventare smart il lavoro che non può prescindere dalla presenza fisica. E, ok, quindi questi due aspetti. Anzitutto differenza tra smart working e lavoro da casa pure sì. Prima di tutto io mi sono occupato in questo periodo, si dice che ogni libro nasce da un sentimento di rabbia. Io mi sono chiesto, effettivamente l'ultimo nasce proprio da... perché mi sono accorto con il primo lockdown che si veniva smerciato come smart working qualche cosa che non era neanche telelavoro. Allora, il telelavoro è il lavoro che si fa in ufficio spostato a casa, esattamente. Lo smart working è completamente un cambio di paradigma, è una cessione di libertà e autonomia al lavoratore in cambio di una reciprocità di rapporto di lavoro progettuale su obiettivi, fatto di maggiori responsabilità e in un clima di fiducia. Questi quattro ingredienti sono fondamentali e il lavoro, lo smart working non è a orario, non è always on, non è il lavoro per cui ci si può contattare in qualsiasi momento, è un lavoro che ha delle regole, ha dei diritti digitali nuovi, il diritto alla disconnessione, un diritto che non esisteva per il lavoro fordista. Nell'epoca digitale è assolutamente fondamentale. Lo smart working è assolutamente importante perché è una modalità virtuosa di intrecciare le tre transizioni, quella economica, quella digitale, perché il digitale cancella le mansioni ripetitive e lo smart working vero dà una profondità e una vita maggiore al lavoro impiegatizio ripetitivo, dà una possibilità maggiore di sostenibilità climatico-ambientale, questa è la seconda transizione, perché gran parte del pendolarismo per il lavoro è totalmente inutile. Io mi sono occupato di scrivere sul foglio ormai 6 mesi fa di una miniera di molibdeno in Cina, nella provincia dell'Henan, come si può essere minatori smart worker dalla propria camera da letto, ed è possibile, per cui figuriamoci. La scorsa settimana sono stati in Nokia ad Agrate e in Nokia ci sono centinaia di tecnici di laboratorio, per cui non persone che lavorano su PC, ma che lavorano su laboratorio, su apparati che sono quelli che consentono la connettività della banda larga, del 5G, eccetera, eccetera, in Italia, che lavorano in questo periodo di smart working e per cui sono collegati da remoto attraverso le migliori tecnologie per fare queste cose. E questa è una rivoluzione vera e propria, cioè lo smart working cambia la cultura gerarchica aziendale, non più sul controllo ma più sulla libertà responsabile, e per questo serve qualcuno direbbe un cambiamento di mindset, io dico semplicemente di mentalità. Se pensi di controllare a vista le persone, andavi bene per il periodo fordista, e per quel periodo era meglio un cane pastore di un capo del personale, dico sempre, no? Meglio. Se invece vuoi occuparti della crescita delle persone e di un lavoro in cui è cresciuto l'ingaggio cognitivo, cioè il contributo umano, devi fare cose diverse dal controllo, e la libertà paradossalmente è il terreno dove queste cose crescono meglio. Scusami Marco, ma su questo ovviamente immagino ci sia bisogno anche di una nuova negoziazione, di una nuova stagione di trattative, anche per riscrivere un minimo i CCNL. Quindi il ruolo del sindacato, capisco che tiene, diciamo, la tua vita precedente, ma può essere comunque ancora importante in questo. Tra l'altro tu hai anche titolato un libro, perché insomma, l'Italia non può fare a meno, no, del sindacato. Un po' vecchio, diciamo, rispetto alle... però ma assolutamente non vengono meno le necessità di organizzazione nel lavoro, cambiano però. Se il sindacato resta quello degli anni 70 con qualche piccola manutenzione, è un sindacato non in grado di cogliere questo lavoro. Il lavoro è fatto di lavoro frammentato, di lavoro distante. I grandi luoghi del lavoro collettivo ce ne sono sempre meno, ma questa è una tendenza che dura da decenni.
E per questo bisogna essere capaci di proporre, promuovere capacità di rappresentanza che sia utile alle persone, sia utile, ma non per forza in termini utilitaristici, ma anche in termini valoriali. Cioè, se tu sai mettere la parola sindacato, viene dal greco syndakos, qualcuno dice promuovere giustizia. No, la parola è insieme per promuovere giustizia. Mettere insieme persone nello stesso luogo è più semplice. Mettere insieme persone in tanti luoghi è più difficile, servono sindacalisti di nuova generazione e per questo c'è una vecchia generazione, non è un problema di età, ma parlo sempre di mindset, che resiste e cerca di fare di tutto tranne che occuparsi del cambiamento. Il cambiamento, i partiti politici e i sindacati sono i luoghi dove questo cambiamento è più necessario e paradossalmente è più con tutte le forze contenuto. E questo è un problema serissimo perché il rischio è che il grado di rappresentanza del mondo del lavoro sia decrescente. Questo invece, siccome il sindacato è un soggetto fondamentale per la democrazia sostanziale, non esiste una democrazia senza un sindacato forte e libero. E io so che sono stato in Cina a incontrarli, lo so bene. Bisogna assolutamente battersi per il cambiamento del sindacato. Dico questo per dire una delle battaglie che non ho vinto, che ho fatto di tutto per cambiare, nel mio specifico credo di averlo fatto, ma in termini più generali no, che vedo alcuni sindacalisti che le prime uscite che fanno riguardo alle pensioni danno proprio l'idea che l'idea non è cambiare le condizioni di lavoro, ma rientrano nella strategia populista che è quella di liberarsi dal lavoro. Il sindacato si batte per liberarsi nel lavoro, non dal lavoro, verso il sussidio, verso la pensione. Il sindacato deve battersi perché il lavoro sia realizzativo, sia dignitoso, sia degno. È una prospettiva totalmente diversa. Questa cosa che si abbina il sindacato alle pensioni e poi si vede nei risultati, che la gran parte degli iscritti sono pensionati. Questo è un problema troppo, troppo grave. Marco, non vorrei chiudere invece sull'immagine del sindacato, ma guarda al futuro e usare questi ultimi 3 minuti che abbiamo per chiederti quale sarà invece il ruolo del nuovo soggetto, l'associazione Base Italia, di cui tu sei appunto coordinatore nazionale, ma che tra i soci fondatori, insomma, vede anche ovviamente Floridi, Campogiani, Cottarelli, insomma, quindi un parterre molto, insomma, di livello molto alto e che sicuramente un soggetto nuovo all'interno del panorama italiano. Ma innanzitutto tutti hanno pensato è un nuovo partito. No, Partito, non è un nuovo chiaro. partito. Un nuovo soggetto politico? No, non è un nuovo soggetto politico. Ovviamente omnia munda mundi, ognuno, ogni cosa è buona per chi è buono. E ognuno vede con le proprie lenti. Se sono lenti un po' miopi, si vede poco lontano. E se invece si ha la capacità di guardare lontano, Base risponde assolutamente alle necessità di questo paese. Molta gente dice voglio dare una mano al paese, per cui noi abbiamo messo insieme diciamo il fiore della società civile italiana impegnata non direttamente in politica, ma sul fronte dell'innovazione dal punto di vista culturale, tecnologico, filosofico, scientifico, sociale e così via. Abbiamo con noi Don Virginio Golmegna, Don Gino Rigoldi, cioè gente che si batte quotidianamente contro le nuove povertà, che tutti chiacchierano del milione di poveri che abbiamo più in Italia, ma c'è qualcuno che se ne occupa, qualcuno e troppi che ne parlano, ecco, questi se ne occupano sul serio. Quello che vogliamo fare è paradossalmente delle persone che non fanno. Non hanno mai, forse alcuni non hanno mai fatto, alcuni non hanno fatto direttamente attività politica, che si occupano di ridare nobiltà alla parola politica. Guardate che la grande fregatura che ha abbassato la qualità della politica in Italia è stata proprio l'antipolitica. Dire sono tutti uguali, uno vale uno, sono tutti ladri, eccetera, eccetera, ha abbassato il livello sul livello dei peggiori. Se in qualsiasi ambiente, se io vado in un'azienda e dico siete tutti uguali al peggiore, i migliori saranno i frustrati. E si premierà il lavativo, il peggiore. Le generalizzazioni in politica dell'uno vale uno e del vaffa hanno prodotto la fuga dalla partecipazione e un abbassamento della qualità della politica. Noi invece auspichiamo, perché il nostro paese è un grande paese, è un paese straordinario,
auspichiamo di coalizzare le persone in gamba e di spostarle verso le persone che sono state allontanate. Penso alle periferie delle grandi città, penso alle aree interne. Questo paese non si fa domande, le domande giuste, e si dà delle risposte automatiche sulle domande sbagliate. E per questo poi succedono le cose che sono mirabolanti, cioè che i poveri votano a destra e i ricchi votano a sinistra, no? Non comprendendo che le persone probabilmente vanno in qualche modo una volta tanto ascoltate. Ecco, Base vuole fare questo. Vuole prendere anche un grande professore di Oxford, l'unico filosofo nel mondo forse che si è occupato in maniera seria di digitale come Luciano Floridi, e avvicinare questa capacità grande che ha Luciano e altri, Carlo Cottarelli sulla semplificazione, Leonardo Becchetti sull'economia, Carlo Stagnaro, cioè Alessandra Lanza, tantissimi, avvicinarsi alla capacità di semplificare le cose per le persone, perché se non torniamo a muovere l'elite, a restituire la fortuna che hanno avuto di essere persone con grandi capacità intellettuali alle persone, il rischio è che questo ruolo straordinario sia sostituito non dai semplificatori ma dai banalizzatori. Ecco, questo è ciò che ha distrutto negli ultimi anni questo paese, che ha portato una persona che ha studiato il bilancio dello Stato in un corso online rispetto a un professore... Non facciamo lobby. A spiegare, questo lo dice lei, no? Che vale tutto, nel senso che io al chirurgo che ha operato, non so, mio zio, posso dire, posso contestare le sue modalità di... Nella competenza uno non vale uno. Io non valgo il medico, io non valgo il professore che sa delle cose che non so io, o il tecnico che sa riparare un dispositivo che io non so. Cioè, il problema è che questa distruzione e delegittimazione della competenza ha fatto sostanzialmente vincere, o quantomeno illudere di vincere, quelli che a scuola avevamo accanto, che erano le schiappe in qualsiasi cosa, anche nel divertimento, paradossalmente gli ha fatto dire: ma c'è una possibilità in più, anch'io che non ho studiato, non mi sono impegnato, quando lavoro sono un assenteista, eccetera, di dire che sono uguale a quello che lavora, a quello che non ha studiato, eccetera, eccetera. Populismo serve a questo, a appianare il merito. Attenzione, non è un uno vale uno che serve ad appianare la possibilità di dare democrazia diffusa, un appianamento delle capacità, delle competenze. Per questo Mondadori dà a Di Battista un libro e gli dà 400.000 euro per venderlo. Capite bene che un paese che non è capace di ribaltare questi tavoli è un paese destinato a non valorizzare le sue... Però, insomma, magari speriamo che si stia aprendo una stagione delle competenze con il presidente Draghi, o comunque con un po' l'apporto della società civile. Di quella parte. Io credo che però non esistono dei miurghi, non esistono certo. Uomini della provvidenza. Penso che Draghi sia il migliore in campo, e è una grande fortuna che siamo riusciti a superare la stagione di Conte. È uno che senza batter ciglio è passato dalla Lega al PD, insomma, a me è una cosa che inquieta, ecco. Però visto che stiamo parlando di politica, posso chiederti appunto, in base a cosa guarda come riferimento? No, base a un integrato. Non è un partito, questo è chiaro, però diciamo come posizionamento economico, posizionamento... No, noi abbiamo questa idea, sostanzialmente, che bisogna, uno, valorizzare le radici culturali e politiche che hanno fatto l'Italia e hanno fatto l'Europa, cioè quella cattolica democratica, quella socialista riformista e quella liberale. E queste tre culture hanno fatto la lotta al nazifascismo, la Costituzione, la riforma della scuola, della sanità e lo statuto dei lavoratori. Dopodiché non hanno più lavorato insieme, dopodiché queste culture si sono abbandonate a una diaspora per cui oggi non solo non sono riconoscibili, tranne da custodi, finti custodi della dottrina di ognuna di queste cose. In realtà anche su questo Floridi dice una cosa molto saggia, dice: le radici non le dovete evocare e dire tutti i giorni, le radici sono sottoterra, bisogna guardare le cose dai fiori, dai frutti,
dai rami, dalle foglie. Ecco, questo però è già riconoscere che servono radici culturali e politiche, perché la cultura politica non è una cosa di cui si può fare a meno, ma bisogna curare più che il passato, la custodia delle cenere, diceva Gustav Mahler. Bisogna guardare di più diciamo la capacità di riaccendere le passioni rispetto non a quelle culture, ma alle loro linee evolutive. Questo credo che sia fondamentale. Da questo punto di vista, base è vitamina di partecipazione e integratore delle energie politiche. Noi non, anche in questi giorni si dice, ma cosa si fa dentro fuori quel partito, eccetera. Base è per cercare di integrare le energie migliori. Le energie migliori ci sono in molti più soggetti politici di quanto si creda, perché dentro i soggetti, i partiti, ci sono persone, ci sono soggettività, ci sono persone più serie, meno serie, più assidue, più presenti, più propositive e meno propositive. Ci sono quelli evocativi e quelli sostanziali. Ecco, più le persone parteciperanno e più queste persone usciranno allo scoperto. Ecco, questo è il nostro lavoro. Bene, Marco, ci hai dato degli elementi veramente preziosi, anche dell'ultima parte, di Volivanzi, soprattutto dell'ultima parte, perché comunque ci disegni un po' un quadro del presente e del futuro dell'Italia. Quindi io ti ringrazio di nuovo, ti ringrazio davvero tanto. Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia. Allora, grazie a tutti e alla prossima. Grazie Roberto, grazie Autopian, e in bocca al lupo. Okay. E lavoriamo insieme, ecco. Quello senz'altro. Ciao Marco. A presto. A presto.